come un racconto. Molto drammaturgico tutto. Una vera tristezza. Franco Ferrara era una di quelle persone che quando entra in azione è come se creassero intorno a sé un campo magnetico, un campo magico. Era un mago dell'orchestra. È il maestro di magia. Un asso, un genio incredibile. Veramente come un cantante. Con le stesse libertà anche. Immenso. Prodigioso. Sovrumano. Assoluto. La musica fatta viva. Ah, finalmente un vero 3P, pianissimo, pianissimo. Musica allo stato proprio, direi quasi animalesco, viscerale. Senz'altro è un genio. Un essere totalmente in atto, come uomo e come artista, nell'equilibrio più assoluto fra le due componenti. Lui tratta la melodia veramente come un cantante, incredibile. Come lui non ce ne sono più. Irripetibile. La moralità dell'arte. Un artista celato nella perfezione degli altri artisti. E questa è una prestazione completamente italiana, non poteva essere non italiana. Che bello. L'umanità di Ferrara. Umano, tra virgolette. Candido e misterioso. Un arcangelo, inviatoci da Dio. Un leone della musica classica. Imperiale. Furioso. Il livello tecnico è molto alto. Mi ricordo che erano anni molto, molto ideologici, anche per quanto riguarda l'avanguardia musicale. Lui non era né pro né contro, no, lui era. Lui parlava di musica. Ah, che tenerezza, Lobo, mamma mia. Sembra che ogni colore strumentale e un carattere diverso, molto bello. Ah, quasi sparisce il flauto. Ma era una persona triste. Un uomo colpito da qualcosa che non conoscevo perfettamente, ma che mi suscitava l'emozione dell'amicizia e credo sia una delle cose più importanti di questo mondo. Poi era buono, questo che la gente non sa, quanto era buono quell'uomo, quanto era semplice, quanto era umano, quanto era fragile. Il suo amore per Totò, che andavamo a vedere i film insieme, puro, puro, di una purezza che non se ne è mai da piangere quando parlo del maestro. Mamma mia! Vediamo cosa fa con la preghiera adesso qui. Molto morbido il suono degli ottoni.
e la furia degli archi, incredibile. Wow, questo contrasto tra le due cose. Di nuovo espressivo. Forse il più grande talento musicale del XX secolo. Parlo proprio di quanto Dio, chi per lui, possa aver concentrato in un unico essere umano, dimenticandosi forse di fornirlo della salute adeguata per poter sopportare questo grande carico. Stringe, 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 stringe. Molto allargato. La melodia per l'ultima volta. Un uomo che io non ho conosciuto felice. Il ricordo di lui è il ricordo di una non felicità, anche se celata dietro una serenità e un volto sorridente, una voglia anche di scherzare, anche eccessiva certe volte. La cosa veramente che mi addolora è che l'Italia ha perso precocemente un gigante della direzione d'orchestra, non un grande musicista, molto di più, qualcosa di irripetibile. Wow, un vero pianissimo, fantastico. Molto scuola toscanina qui, eh. Tam, tam. Con un ritardando alla fine. Impressionante, devo dire. Di Franco Ferrara si parla come un maestro di altri maestri, però ho sentito anche parlare dai più grandi dire che lui era il più grande. Franco Ferrara nacque a Palermo il 4 luglio 1911. Iniziò a dirigere quasi per caso in una calda estate sul finire degli anni 30 del secolo scorso a Montecatini. Una mattina Antonio Guarnieri non aveva nessuna intenzione di provare al cielo aperto sotto il sole e invitò Ferrara, che era primo violino dell'orchestra, a sostituirlo sul podio. Alla fine della prova gli disse: «Bravo, onore al merito, ti offro una gazzosa e questo concerto lo dirigi tu». Il 20 gennaio 1938 Guarnieri lo vuole di nuovo sul podio per un concerto al Teatro Comunale Vittorio Emanuele II di Firenze. L'anno seguente, sempre a Firenze, Ferrara dirige Brahms. Valentino Bucchi sulla Nazione scrive: «È un direttore pieno di impeto, il suo gesto è nervoso, secco». Il 24 luglio 1939 dirige a Roma, nella Basilica di Massenzio, l'orchestra dell'Accademia di Santa Cecilia. È un trionfo. La sua carriera spicca il volo. Nel 1940 ha impegni per 7 concerti, 3 a Roma, 1 a Venezia e 3 in Germania. Il 3 aprile, al Teatro Adriano, mentre dirige il largo della Sinfonia dal Nuovo Mondo di Dvorak con l'orchestra dell'Accademia di Santa Cecilia, Ferrara cade dal podio per la prima volta. Inizia subito una cura ricostituente. Non viene chiamato in guerra e passa un'estate di tutto riposo nella sua casa vicino ad Assisi. A ottobre torna a dirigere. Il 20 è sul podio della Filarmonica di Berlino. Ha 29 anni e alle spalle una carriera fulminante di soli 2 anni. L'esito trionfale della serata lo consacra nell'Olimpo dei direttori d'orchestra.
29 marzo del 42 Ferrara torna a Firenze. A metà dell'ultimo tempo della prima sinfonia di Martucci sviene un'altra volta. E io c'ero, questo, la cosa più impressionante è questa, vedere il primo violoncello che a un certo momento si accorse che questo si sarebbe andato a battere con la testa proprio contro il violoncello e fece così col violoncello perché non rimanesse. Nel maggio del 43 Ferrara è a Roma. Durante le prime battute del Bolero di Ravel cade una terza volta. Il concerto è annullato. Credo che il mondo della musica italiano ebbe due tragedie. Una, la morte di Guido Cantelli, e l'altra, la malattia di Franco Ferrara. Insieme alla sequenza dei titoli di testa di Bellissima, il film con Anna Magnani di Luchino Visconti, questa scena del film La porta del cielo, diretto da Vittorio De Sica nel 1944, è la sola testimonianza filmata di Franco Ferrara sul podio di un'orchestra. Durante l'esecuzione delle variazioni sinfoniche di Frank, il pianista, interpretato da Roldano Lupi, è colpito da una paresi alla mano e all'improvviso smette di suonare. Franco Ferrara, per la prima volta direttore della colonna sonora di un film, presta il suo volto e il suo gesto al direttore d'orchestra. Mio padre scelse Franco Ferrara per interpretare se stesso nella Porta del Cielo, probabilmente perché per lui incarnava l'ideale del direttore d'orchestra. Dirigeva meglio di Furtwängler. Alcuni tedeschi dissero questo nei suoi giornali. Nel novembre del 44, Franco Ferrara è nominato direttore stabile dell'Orchestra dell'Accademia di Santa Cecilia, incarico che manterrà fino a settembre del 1945. Ma le sue cadute sono sempre più frequenti. Teodoro Celli definì la sua arte la forza occulta dell'arte del dirigere e scrisse anche che forse tra le cause della sua malattia c'era quella di essere stato troppo musicista. In altre parole, che fu la musica a portarcelo via. I suoi ultimi due concerti documentati hanno luogo a Napoli con l'orchestra del Conservatorio San Pietro a Maiella il 18 febbraio e il 27 maggio 1946. Nel 48, mentre prova la giara di Alfredo Casella alla Rai di Roma, fa appena in tempo a fermare l'orchestra e dire: «Signori, non arrivederci, addio, per me è finita, niente più concerti». Avrebbe potuto essere il più grande direttore d'orchestra di tutti i tempi. Franco Ferrara era il più grande direttore che sia mai esistito. Il suo modo di fare la musica, il suo modo di fraseggiare, i tempi che lui staccava, erano qualche cosa che di fronte a quello tu dicevi, sì, non può che essere così, era totalizzante. Davanti a Franco Ferrara eravamo tutti davanti all'assoluto, cioè non c'era la possibilità in noi di dire: beh, io questo lo farei differentemente. Era la verità. Per far capire che cos'era Ferrara basta una cosa, basta che una persona salga sul podio e immediatamente irrori di una assoluta sicurezza totale che quello che sta facendo è il giusto. Umilmente per lui ogni nota era un diamante, non importa dov'è collocata, in che maniera è collocata su una partitura. Il far musica significa dare una forma alle note scritte
che non è scritta nelle note. Come nel parlare noi fraseggiamo, questo è un termine che si usa nella musica, noi fraseggiamo e non diciamo noi fraseggiamo, noi fraseggiamo. E questo è quello che Ferrara faceva in una maniera somma. Per Ferrara tutto doveva essere canto. Per lui la musica era un linguaggio che doveva parlare. L'emozione era la cosa più importante. Quindi, come tutti i grandi, univa l'emozione alla precisione. Ecco. Franco Ferrara aveva un motto, che era amo la perfezione. È molto commovente, trovo, pronunciato da un uomo impossibilitato a raggiungere direttamente questa perfezione. Quell'uomo era musica, respirava musica e aveva intelligenza musicale incredibile. Cioè, come uomo di cultura non era, parlava una sola lingua, non era qualcuno di cui poi si poteva parlare di filosofia o grande letteratura, ma nella musica, in un modo intuitivo, era un genio. Era una persona estremamente semplice, non era certo un intellettuale. Per riposarsi leggeva Topolino, ma quando saliva sul podio sembrava ipnotizzare l'orchestra e anche il pubblico. Una volta un allievo che dirigeva Peleas e Melisande fece un esempio che ci fece rabbrividire. Violini, ma non dovete suonare con l'arco che avete. Su quei crini di cavallo dovete pensare che sono fatti dei biondi capelli di Melisande. E vedrete, beh, detto questo, gli archi suonarono, ripresero a suonare, e incredibilmente, tutti con le lacrime, il suono era completamente cambiato. Lui era una persona coltissima, ma non perché avesse letto, probabilmente non aveva mai letto niente, questo è stato il suo handicap, però era proprio era la cultura dell'anima. Se avesse letto filosofi, cosa, avrebbe capito che siamo tutti così, voglio dire che il suo problema è un problema della condizione umana. Avrebbe capito, avrebbe detto va bene, io accetto, io cado, non posso dirigere in pubblico. Oppure addirittura, è che lui era uno puro, addirittura poteva essere addirittura una cosa molto... ecco, capito, tutta la gente andava là a vedere, cade, non cade, perché oggigiorno sarebbe così. Se pensiamo che quell'epoca era ancora l'epoca di Furtwängler, era l'epoca di un Karajan comunque in ascesa, era l'epoca di Celibidache, era Toscanini ancora vivo, Toscanini compiuto l'attività nel 54. Franco Ferrara man mano lascia le scene, ma è come se ci fosse, è come se fosse presente nei cartelloni e i suoi colleghi ne rispettano l'opinione, il parere, lo consultano come se lui fosse non tanto un concorrente, un antagonista, ma qualcuno col quale condividere l'esperienza viva del fare musica in pubblico. Celibidache sosteneva che nessun direttore d'orchestra era alla sua altezza. L'unico che lui rispettava veramente era Franco Ferrara. E i cattivi dicevano perché non dirigeva. Lui ha avuto, non so se si può dire queste cose, lui ha avuto diciamo una tragedia, diciamo, in famiglia, senza un padre molto cattivo, ma la tragedia qual era? Che se lui per esempio da bambino non aveva studiato come diceva il padre, i fratelli non mangiavano, per cui pensi i sensi di colpa che ha creato sto bambino. Quando lui era ragazzo studiava dalla mattina alla sera e aveva un momento in particolare che ricordava quasi con sofferenza, che era le 6 del pomeriggio, quando suonavano le campane dell'Ave Maria
Il padre che l'aveva portato sulla strada della musica, aveva voluto che studiasse musica, voleva che anche nel giorno di Ferragosto si chiudessero le finestre, anche se c'era un caldo soffocante, e lui gli facesse sentire la lezione del giorno. E doveva essere senza errori. Credo che questo appartenere completamente alla musica, naturalmente prima di tutto come senso di responsabilità verso la musica, credo che l'abbia comunque fatto soffrire. Direi che lui era la musica e forse è proprio qui il nodo. Non era un grande, un grandissimo, un eccelso, un assoluto musicista, era la musica. Forse è lì che si verifica il blackout. Posso dire, era cattivo l'orchestra, perché quello che era un suono ideale suo non corrispondeva a quello dell'orchestra. L'orchestra non suonava come avrebbe voluto lui, però lui era incapace di trasferire quello che sentiva lui nell'orchestra. E allora probabilmente, anche inconsciamente, era un ritiro, io me ne vado, sentendosi anche in colpa. E quindi me ne vado e mi accascio. Lui tante volte non accettava, come dire, il successo. Ma inconsciamente c'è questo tono muscolare che scende, è come se uno buttasse giù la bacchetta e non voglio andare avanti più di così. È un'interpretazione, però qualche cosa di vero c'è. Quello si è sempre detto questo, non so se poi la realtà finale qual è stata, il responso finale, perché tutti, anche i grandi maestri, i Bernstein usava, mi risulta, si parlava di questo, pagassero grandi dottori per capire questa famosa malattia del maestro. Non so alla fine il risultato, pare che appunto forse tutta questa massa sonora e la sua, integrata con la sua grande emotività, la sua emozione, il modo di sentire dentro la musica, scatenasse in lui delle vibrazioni pari a decibel superiori a quello che l'uomo normale può ottenere e quindi cascasse. Io il primo anno che sono stato a Siena ho avuto l'avventura di conoscere una signora. Era stata la prima fidanzata del maestro. Lei forse era l'unica a sapere perché il maestro sveniva. Nessuno l'aveva capito, perché Franco si è trovato improvvisamente proiettato in una dimensione che non si aspettava. L'essere proiettato a livello mondiale le ha creato tali di quelle preoccupazioni interiori, per cui nel momento in cui lui cominciava non era pronto, proiettato a livelli internazionali, il miglior direttore del mondo, a Londra. Forse si sarebbe scontrato in difficoltà di carriera che la sua menomazione gli ha risparmiato. Chissà che ci sia la mano di Dio anche in questo risparmio di sofferenze, perché era uno che non si sapeva gestire. Per fare il direttore d'orchestra bisogna avere i numeri, ma bisogna anche avere una capacità di autogestione che io non riconosco nella persona di Ferrara. Era un uomo sicuramente che portava dentro una ferita molto profonda e che cercava di esorcizzarla con la grazia dei modi, la dolcezza e un certo suo umorismo, un umorismo elegante come oggi non si usa più e che oggi non verrebbe capito. Uomo di una timidezza un po' al di sotto della norma. Lui in uno scontro ma anche con un ragazzino, vorrei dire, un po' spocchioso, Franco Ferrara avrebbe avuto la peggio, si sarebbe giustificato. Questo era l'uomo, cioè un uomo timido, un uomo fragile, un uomo che viveva in altra dimensione. Lui era talmente fuori dal mondo, non aveva vissuto praticamente, per cui lui era a spalla al Maggio Musicale a 18 anni e mi ha raccontato una volta, sai, io sono andato a Monte Carlo, facevo non so, un'opera di Wagner, lui con tutta il Maggio, ed estate, e quindi è andato al mare, è stato tutto il giorno al mare e la sera era completamente bruciato, cioè lui non era mai stato al mare, per cui
non sapeva che si dice, e suonava dice, i dolori pazzeschi, perché suonava Wagner, capito, completamente bruciato dal sole, cioè questa era Ferrara. Andava a fondo, lui non sapeva nuotare, ma andava in fondo e come un bambino nel grembo della madre si rannicchiava, univa le ginocchia e stava in fondo. Due o tre volte ci si è, dopo 3-4 minuti, addirittura che non lo vedevamo, ci siamo buttati a recuperarlo. Era un bambino, era veramente un uomo di una semplicità e di una ingenuità veramente impressionante. Sentito dire una parolaccia, mai. Quando invece perdeva la testa ne uscivano. Ma finito quel momento in cui, specie di trance se vuole, finito quel momento, poi nella vita era un uomo educato, sai, un gentiluomo siciliano di altri tempi. Entrava una domestica, lui si alzava in piedi. Si poteva mai chiedere, buongiorno maestro, come sta? Di fronte al come sta lui si irrigidiva, perché in fondo veniva a dire come vuoi che stia, con questa cosa, con questa pazzesca malattia o malattia che poi non si sa cosa possa essere, di base, che io mi chiedi come sto, sto bene, mi dicono che sto bene, mi hanno fatto tutti gli esami, sto bene. Purtroppo nessun medico, credo, riuscì mai a diagnosticare questo fatto e a trovare un rimedio. E così Franco Ferrara a un certo momento restò quasi senza lavoro. Quello che era stato forse uno dei più grandi geni della direzione orchestrale che l'Italia abbia avuto. Allora si pensò di affidare a Franco Ferrara la direzione delle musiche da film. E io devo dire che pensavo, Dio mio, lui cade quando dirige in concerto, cosa succederà se deve dirigere la musica da film? Che è molto complicato dirigere la musica da film, perché non basta eseguire il brano con l'orchestra, bisogna guardare un'immagine che scorre sullo schermo, guardare l'orologio per rispettare i sincroni. E invece Ferrara non cade mai durante una ripresa di una musica per il cinema. Quando registrava la musica di Rota, quando andai alla Fono Roma a vederlo,
Naturalmente tutti portano gli stacchi, no? Gli stacchi, un minuto e mezzo, che li portano al momento, soprattutto Rota all'ultimo momento li portava. Lui apriva questa partitura, leggeva una volta con l'orchestra, naturalmente senza averla mai vista, la chiudeva e dirigeva poi a memoria la registrazione. E questa sua capacità era molto apprezzata al cinema perché non guardava la partitura, guardava il film. Con la sua maestria tecnica, la sua maestria di braccio, con queste sue doti incredibili, riusciva a far diventare questa musica la musica più bella che sia stata mai scritta. Nel 1972, io avevo 23 anni, e nell'estate frequentavo i corsi di composizione all'Accademia Chigiana di Siena. Molto spesso capitava di incontrare Ferrara seduto al bar Fontegaia in Piazza del Campo, circondato da alcuni allievi, da alcuni fedeli. Ecco, io non ero un allievo, ero uno che andava ad abbeverarsi. Ma mi ricordo una sera, non so se fu volontario o meno, un pianista stava tamburellando sul tavolino, nel tavolino attorno al quale c'era Franco Ferrara e alcuni altri, fra cui sottoscritto. Franco Ferrara non che guardasse, no, visibilmente questo tamburellamento, ma a un certo momento, come con tono distratto, disse: ma sul fa diesis metti il quarto dito. Cioè aveva capito non soltanto cosa stava tamburellando, che brano stava tamburellando, ma anche aveva capito che la diteggiatura era sbagliata, o comunque quella che suggeriva lui era senz'altro meglio. Due anni dopo quell'estate passai l'estate a Tanglewood, centro di studi musicali estivi molto importante. Ricordo che Tanglewood è in collegamento con la Boston Symphony Orchestra, che tiene lì i suoi concerti estivi. Quindi conoscevamo, perché venivano ai nostri party di studenti dopo i concerti, sempre molto disinvolti e sportivi, grandissimi direttori, Jochum Ormandy, Ozawa e Leonard Bernstein. E una sera, in un solito party studentesco, in cui lui veniva volentieri, parlammo brevemente di varia umanità, gli feci il nome di Franco Ferrara. Si immobilizzò e disse con tono veramente solenne: he's the best. Basta ricordare Karajan che disse che se Ferrara avesse continuato a dirigere sarebbe stato il più grande di tutti. Anche di lui, anche di Karajan, il quale temeva il giudizio di una sola persona, ed era Franco Ferrara. Franco Ferrara era una persona che aveva anche mentalmente un grande dominio del repertorio, anche quel repertorio che non ha potuto poi realizzare. Questa è stata veramente una tragedia, la tragedia sua, ma diciamo anche della musica, perché se avesse potuto seguitare a essere attivo sarebbe stato veramente un grandissimo regalo. Però quello di aver formato tanti giovani è un'alternativa a una carriera folgorante che avrebbe potuto fare, che lascia il segno nel futuro. Mi ricordo un grande direttore d'orchestra, che non nomino, ha detto: io non ho mai conosciuto un direttore che non si proclami allievo di Franco Ferrara. Io, da quando ho iniziato nel 58 a oggi, per me il risultato è sempre difficile, sempre più, ogni anno che passa oggi al ritorno dico: ma cosa insegno io? Ma come insegno? E come dovrei insegnare? Possiamo immaginare come un uomo a cui la natura ha dato tutto al massimo grado, tutto, e che al dunque gli dice: adesso tu non lo fai. Lui diceva, di fronte a questa impossibilità di farlo, dice: poco male, faccio vivere la musica attraverso gli altri. Ma chi altri? Si è mai sentito reagire così? Io cerco di inculcare l'interpretazione,
Penso che ognuno poi ha il suo sistema. Cioè non è da dire a tutti dovete far così, il braccio più alto, più basso, più largo il braccio, no, ognuno deve trovare il suo modo di esprimersi. E poi la musica ognuno la sente come vuole. Se parlare soltanto, guarda, di punteggiatura, la frase finisce qui, poi la virgola, poi fai un crescendo qui, un diminuendo qui, fai il farmacista, metto un po' di bicarbonato qua, no, io non me la sentivo di fare così, tutta col fuoco al momento, così, improvvisandosi quasi. Non potremmo definire Franco Ferrara come un insegnante di direzione d'orchestra. La funzione che Ferrara ha avuto rispetto all'allievo direttore è quella ascrivibile al termine educatore, nella sua accezione di ex ducere. Era più tirar fuori dall'allievo quella immedesimazione nello stile, nel contenuto espressivo, per esempio nel fraseggio, come condurre una frase. Ecco, Ferrara riusciva, ma riusciva con un suo metodo che a volte era fatto di osservazioni piccole, come per esempio guardare un cartello dove c'era scritto vietato fumare, che c'era in sala a Siena, e disse a un allievo che dirigeva Mendelssohn in modo molto rigido, guarda, c'è scritto vietato fumare, non vietato sfumare. Lui voleva che si risvegliasse quello che c'era dentro in ognuno. Una specie di maestro zen, ma per far questo usava varie tecniche e non era niente casuale del maestro, anche le sfureate, gli urli che faceva, le provocazioni. La prima lezione che ho fatto con lui, dove avevo diretto l'ouverture dell'Egmont di Beethoven, mi disse: questa sera deve uscire la lava. Imbal, trovi la tua natura selvaggia, l'espressione selvaggia, cioè naturale e intuitiva dell'individuo. Che fa la differenza fra di noi, che uno è così e così. Lui voleva esaltare questo. Ferrara non veniva da nessuna scuola, come tutti i direttori di quel tempo. Era, dal punto di vista tecnico, un direttore, tra virgolette, improvvisato, ma era tutta natura musicale. Non aveva un metodo, come aveva Scherchen, eccetera. Aveva un metodo probabilmente perché non ne aveva bisogno. Celibidache era molto, aveva un suo metodo, appunto del metodo del levare, il metodo dei colori, eccetera, eccetera. Ferrara no, Ferrara era istinto puro. Lui pretendeva giustamente che il direttore fosse interprete diretto del compositore. In questo senso avere alle spalle Ferrara era come avere ogni volta il compositore in persona. Lui aveva intanto questa fedeltà maniacale alla scrittura, alla nota scritta dal compositore, e in questo assomigliava abbastanza a Toscanini anche. E poi naturalmente la poesia che infondeva, e il respiro, e la tensione, eccetera, insomma, è questo che cercava di tirare fuori. Lui pretendeva veramente che si affondasse nella partitura. Poi si poteva sbagliare, ma doveva essere musica, musica, musica che veniva fuori, nient'altro. Lui diceva, Toscanini, sì, sempre magari un po' discutibile, ma con lui la musica vive sempre. E questo è quello che Ferrara detestava, cioè la non vita sul podio. A me è capitato che lui si era messo a dirigere dietro di me. Allora ho sentito che l'orchestra ebbe un impulso incredibile, accidenti quanto sono bravo, ho detto. Ma suonava talmente bene, ero talmente emozionato che ho smesso addirittura di dirigere. Mi volto e lui stava fuori dirigendo dietro di me. Stava. Era la sua presenza che modificava l'orchestra. Col suo accento siciliano diceva «Tromboni!» I tromboni improvvisamente dai tromboni dell'orchestra di Sofia diventavano i tromboni della Boston Symphony o dell'orchestra di Berlino. Soprattutto questo uomo aveva una suggestione enorme, fantastica, come un mago.
quando si alzava davanti all'orchestra con questi occhi, con questo sguardo, soltanto un gesto si trasformava in un risultato nell'orchestra enorme. Nessuno di loro poteva credere che questo è possibile farlo di se stessi. Una volta Santa Cecilia, lui era non contento, mi ricordo molto bene, era l'ouverture Egmont di Beethoven. Fulminoso, si è alzato, le mani. È successo un miracolo, ha diretto fino alla fine. Si è alzato, mi ricordo molto bene, la prima tromba, e gridato: «Sei Dio Ferrara!» Lui si è rivolto subito e è andato fuori. Di Franco era la cosa più naturale che abbia mai visto. Una volta gli ho chiesto: maestro, ma l'inizio della quarta sinfonia di Tchaikovsky, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, ma quanti ci sono due movimenti vuoti, il terzo come fare? E lui dice: ma è facile, tita, e l'orchestra attaccata, ma che ci vuole? Risolveva distinto queste cose, ecco. Erano giuste, erano tutte giuste e inimitabili anche. Quando penso alle lezioni, secondo me Maestro Ferrara soffriva molto. Soffriva molto per colpa nostra, per colpa di noi allievi, incapaci di capire la grandezza del suo pensiero musicale. Non si rendeva conto di come gli altri non sentissero quello che sentiva lui. Non se ne rendeva conto e quindi si arrabbiava. Un giorno, mentre un ragazzo dirigeva l'orchestra di Sofia, lui urla: tutti i fermi: hai sentito, il terzo corno ha sbagliato, ha fatto mi naturale anziché mi bemolle. E il ragazzo dice: sì, maestro, sì. Non è vero, non l'hai sentito, altrimenti avresti fermato l'orchestra, gliel'avresti detto. Grande silenzio. E allora il ragazzo: che fai, ricominci? Eh sì. E non glielo dici che ha sbagliato, adesso sbaglierà di nuovo. È vero, allora si dice all'interprete Pietro, il quale traduce in bulgaro: attenzione che lì c'è mi naturale, no, mi bemolle, si corregge e si va avanti. Dopo qualche minuto una tromba fa una nota falsa, allora il ragazzo ferma l'orchestra, e il maestro: perché fermi l'orchestra? Maestro, la seconda tromba ha fatto mi naturale, si chiama mi bemolle, e per una fesseria del genere tu fermi l'orchestra? Shai, non parlare, dirigi e basta. Fai capire tutto con la tecnica. Il gesto, lo sguardo, il movimento del corpo devono essere sufficienti per descrivere all'orchestra cos'è il pensiero interpretativo. Una volta che arrivò, mi aveva talmente provocato che mi guarda e fa: di la verità, se avessi una pistola mi ammazzeresti. Io lo guardo e dico: sì, maestro. Dico: bene, è quello che volevo, forza adesso. Ecco, capisce che questo è un maestro. Lui sì, sicuramente aveva queste sfuriate, cessate le quali chiedeva scusa come un bambino, e che era un'espressione di un'energia assolutamente sovrumana, perché vedergli scardinare con un calcio una seggiola al Teatro dei Rinnovati a Siena, avvitata con i bulloni, con una mossa fulminea, evidentemente non è un'energia normale. Quando lui ebbe poi alcuni anni prima della questa paresi, una paresi al lato, mi sembra, destro, una paresi al lato destro. Io andai a trovarlo naturalmente immediatamente nella clinica dove stava, sulla Roma Fiumicino, c'era un complesso.
e quando mi sono avvicinato al suo letto, io ho avuto questa sensazione, non so se è perché me l'ero immaginata andando o no, perché fortemente la credevo. Per la prima volta nella vita l'ho visto col viso decontratto, non di malattia, rilassato, sereno, quasi felice, come a dire: adesso non mi potete più rompere le scatole, dirigi, non posso, sono paralizzato. E parlava di barzellette. Io ricordo di essere stato a trovare Franco Ferrara un giorno a Siena, nel 1979, e in quell'occasione lo incontrai così, con la presenza di questo braccio immobile a causa di ictus, che mi aveva veramente un po' così sconvolto nel look e anche il problema che aveva nella dizione rispetto al passato. Nonostante tutto ciò, lui in prova volle far vedere a un direttore d'orchestra giovane che studiava con lui come doveva interpretare un certo passaggio di una sinfonia. E allora con fatica salì la scaletta di legno che portava al podio e arrivò al podio e si mise a dirigere. L'emozione prese sopravvento durante questa esecuzione, l'orchestra cresceva sempre di qualità in maniera smisurata, devo dire, e lui col solo ausilio di un braccio dirigeva divinamente bene e con una chiarezza di intenzioni straordinaria. Ricordo la bellezza delle suddivisioni, per esempio, del braccio di Franco Ferrara, qualcosa di esemplare, e dove non arrivava con l'aiuto dell'altro braccio, ahimè, paralizzato, arrivava con la forza e con la dirompente prepotenza addirittura della forza dello sguardo. Ferrara faceva lezione quasi sempre seduto a metà sala. Non voleva nessuno davanti per poter avere la visione dell'orchestra. Io mi sedevo davanti a lui, ma spostato di qualche sedia in modo che non gli impedivo la visuale, e poi infilavo questo registratore fra due seggiole in modo che lui non ne fosse disturbato, insomma, perché questa cosa non creasse problemi. E sono riuscito in un certo senso a captare il clima di quelle lezioni. Ricordo un episodio: lui stava preparando la Sinfonia della Battaglia di Legnano, di Verdi, non è contentissimo di ciò che succede, l'allievo la tira per le lunghe, rallenta, a un certo punto si dice: ma che cosa fai? Si gira verso il pubblico, ti fermi ancora, si gira al pubblico e dice: signori, riposo. Signori, riposo. E attacca lui a dirigere. Thank you.
da bere. Però un momento che ci rimango sotto. No. No. No, no. Una volta deve essere. È meglio in quei momenti che non si sente più niente. Che sta sul letto, aspettarlo, no? Sì. È vero? Una volta dobbiamo averlo lì, verrà difficile però non è forte come una volta, allora si esagera. Sì, nevrastenia. Fate ce volete fare. Più forte di me. Lo spero prima di morire imparato. Ecco, io vorrei ora chiamare qui sul palco i due premiati, naturalmente, Gianandrea Gavazzeni e Franco Ferrara. Subito prima di morire prese il premio Una vita per la musica che gli fu consegnato alla Fenice di Venezia ed era lo stesso anno in cui io avevo seguito il suo corso a Siena e lui veniva premiato insieme a Gianandrea Gavazzeni. Arrivarono tutte e due sul podio. Naturalmente Gavazzeni era un uomo di un fascino immenso, conversava, per cui si mise a raccontare delle cose, veramente teneva il palcoscenico in modo luminoso. Ferrara, poverino, non poteva dirigere e faceva un po' tenerezza e molti dicevano chi è Franco Ferrara? Gavazzeni lo conoscevano tutti, Ferrara lo conoscevano solo i musicisti. E mi ricordo, gli diedero il premio, non dimenticherò mai, lui lo teneva e mentre Gavazzeni parlava brillantemente, lui carezzava questo premio come fosse un gattino. Cioè, c'è molto del tratto umano di quest'uomo, cioè, probabilmente c'è la delicatezza con la quale esorcizzava la propria tragedia, di un uomo impossibilitato a esprimere in maniera diretta quello che aveva dentro. Come dire, sì, la vita è un assurdo incanto. E noi ne siamo testimoni per una frazione di secondo. In questo teatro, quando un me stesso che ho calato nel sepolcro da tempo, un me stesso compositore, ancora praticava questa disciplina, Goffredo Petrassi, primo sovrintendente dell'allora appena costituito ente della Fenice, affidava a Franco Ferrara la prima esecuzione di un mio lavoro per tenore orchestra, anche questo che aveva una radice nativa, Notturni di Bevitori Bergamaschi. E dicevo durante le prove a Franco, tu fai suonare una partitura che io non avevo scritta, senza cambiare una nota, senza la minima variante. Ed è quindi questo l'onore che mi è stato fatto nell'avvicinarmi in questo premio a Franco Ferrara, che ho sempre considerato uno dei musicisti più eccezionali, uno degli interpreti più personali e singolari del Novecento musicale universale. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie maestro Gavazzeni, grazie maestro Ferrara.